Cari quadisti, ed eccoci il vostro operatore di eccezione, il Fero, e la vostra testa di eccezione, Genji. La Genji su Segway Mini, il Fero su Segway One. Adesso ve lo facciamo vedere perché l'operatore deve andare, stare in equilibrio, portare le borse, controllare la Genji. Fero, un laureato della Madonna. Facciamo vedere il Segway One, spettacolo. Questi sono i piedini del vostro Fero. All'inseguimento della Genji. Stiamo partendo esattamente da Crescenzago, fermata del metro Crescenzago Milano, e ci stiamo dirigendo verso Stazione Centrale. Stazione Centrale prenderemo il Freccia Rossa delle 13 e sbarcheremo a Roma alle 15:55 di oggi. Vedremo di fare qualcosina, poi da Roma Termini andiamo fino all'hotel Villa, sinceramente non mi ricordo. Sabato e domenica avremo un corsa in federazione a Roma e io perlomeno, e penso che la Genji invece continuerà col suo test long run per quelle che sono le strade romane e i monumenti. Adesso vediamo di arrivare quasi ad affiancare la Genji in modo da poter sentire dalla sua voce come sta andando. Sempre che non mi butti fuori strada, perché calcolate che c'è anche questa enorme possibilità. Signorina Giangi, tester, come va? Si sente sicura? Si sente sicura? Come va il mezzo? Come va il mezzo? Oh, controllate proprio l'abbigliamento tecnico della Giangi, borsetta tracolla, giubbottone invernale per andare a Roma, secondo me farà la sauna. Segway Mini, che invece si comporta perfettamente. Ah, a proposito, stiamo raggiungendo praticamente Melchiorre Gioia con il naviglio La Martesana, che è una ciclabile pedonale spettacolare per Milano. Pensate che di sera è tutta completamente illuminata e praticamente usciremo alla fine di Ferrante a Porti. Marciamo per tutta Ferrante a Porti, c'è una comunque ciclabile pedonale, ma è una via di facile accesso, fino ad arrivare dopo il ponte di Viale Brianza. Il ponte di Viale Brianza praticamente rinizia un'altra ciclabile pedonale e ci porta direttamente in Stazione Centrale. Per l'esattezza credo sia mezzogiorno e qualcosa, arriveremo in centrale con largo anticipo e da lì Cafferino e via Freccia Rossa 1000. Tanto non posso farvi vedere come sta combinato il vostro Fero, ma fa veramente paura. Zainetto con il tutto il necessaire della Giangi, che comunque bisogna dire è stata veramente fantastica, ha portato quasi meno di me. Il tutto il necessaire del Fero, il borsellino, borsetto tracolla con dentro portafogli, cellulare e compagni vari, altro borsetto tracolla con dentro i caricabatteria sia per il Mini sia per il One della Segway, spettacolari, con presa adattatore Schuco nel caso Freccia Rossa non avesse la presa Schuco, ci cioè siamo premoniti anche di quello. E il chilometraggio di oggi dovrebbero essere un 8 km per quanto riguarda la tratta milanese e altri 7,5 km per quanto riguarda la tratta romana, e con passaggio sia per il Ponte Milvio sia per i giardini, non so, una specie di giardini pubblici romani. Comunque, marchetta pubblicitaria, tutto questo viaggio sarà fatto con il navigatore satellitare sul telefono, un Nokia Note 3, e in via pedonale, e andiamo avanti. Questo sarà il parchetto della Martesana con pedoni e pedoni con canide. Il canide sembra simpatico, non mi ha ancora morso la ruota e non è intenzionato a fare pisciotti sulla mia ruota, il che è senz'altro una buona cosa. La Giangi sta aumentando perché ha paura che i pedoni mi picchino, visto le mie affermazioni. Cari ragazzuoli e ragazzi, è semplicemente uno spettacolo, cioè siamo scandalosi, neanche l'euro e mezzo per prendere la metro, sarebbero state 7 fermate, sì, da Crescenzago a Centrale sono 7 fermate, sì, cioè ce li facciamo con i monocicli, tanto poi su Freccia Rossa si ricarica per dire, che problema c'è? Sempre al top, signori dal Fero, dalla Giancarla, test long run,
Segway Mini e Segway One. Un salutone, va, ragazzi, guardate che spettacolino a Milano. Questi sono parchetti, destra, sono parchetti che sono di fianco alla ciclabile pedonale della Martesana, sono veramente ben tenuti. Pensate che la sera qua a Milano i burundi buttano via carte, cartacce, tutti per terra perché sono delle bestie, e gli operatori di Milano li raccolgono. Quando uno critica Milano, secondo me dovrebbe tenere un attimino più presente queste cose, anziché andare in giro col Porsche Cayenne e criticare come un pirla. Milano è veramente tenuta bene. Poi, per carità, potranno anche esserci delle zone non perfettamente tenute. Tutto è sempre migliorabile. Però, signori, la sera è un disastro, la notte. E la mattina quando si passa la ciclabile è perfettamente pulita, non è assolutamente male. Vi riporto l'illuminazione, stiamo continuando ad andare e su questi lampioni sono tutti a crepuscolare, come va via la luce questi lampioni si accendono. La ciclabile è illuminata praticamente a giorno per tutta la sua lunghezza. Questa ciclabile parte addirittura, mi sembra, da Trezzo, da una cosa spaventosa, comunque fa sicuramente Cassina, fa sicuramente Cernusco, arriva dentro Milano, finisce in Melchiorre Gioia, dove il naviglio si interra, e da Melchiorre Gioia partono le ciclabili per andare in Corso Como, Porta Nuova, da Porta Nuova tre ciclabili per l'Arena, e poi vi ricongiungete al giro di ciclabile che vi abbiamo mostrato nell'ultimo articolo. Signori dal Fiera della Giangi, ci avviciniamo per l'ultimo salutino della Giangi. Amore per il pubblico, salutino su Segway. Guardala, guardala, intanto io non sto guardando dove metto le ruote, proprio in concomitanza con le radicione. Ma tengo duro, vai Giangi, relax, relax. Boosteretto, boosteretto, ginocchia flesse. Ma come rompo le balle. Un salutone da Magical Fero e da quadisti.it con test long run Segway Mini e Segway One. Milano, Roma, Roma, Milano. Un saluto.